Un sogno che diventa realtà. Col loro disco dedicato a Enrico Caruso e con molti inediti, il pianista Marco Scolastra e il tenore Mark Milhofer approdano alla Carnegie Hall di New York, riportando l'arte di Caruso lì dove a suo tempo conobbe il meritato successo. Ed ecco come in una recente intervista il pianista raccontava il progetto. Tutti questi brani hanno lingue diverse, ci sono moltissimi sono in italiano, molti sono in inglese, alcuni sono in napoletano e alcuni molto raffinati sono in francese. E dunque è proprio un excursus, se ci fa vedere proprio la romanza da salotto, come un po' quella tostiana, perché la derivazione, il padre di tutto è Tosti, e Tosti ha scritto in inglese, in italiano, in abruzzese e in francese. E anche questo percorso carusiano ha queste quattro lingue. C'è la presenza preziosa del napoletano, la sua lingua. E questo era il live che ci voleva, verrebbe da dire, un'istantanea in movimento dei 25 anni dei The Sun, delle loro canzoni, di una ricerca che continua sulle strade di un rock ricco di decibel e di spiritualità. La pubblicazione di questo album dal vivo per noi rappresenta ovviamente un tassello importante nel corso della nostra carriera, del nostro percorso. È stato un modo ed è un modo per dire anche grazie a tutte quelle tante persone che ci vogliono bene, che ci supportano, che credono in una musica davvero libera. Al popolo dei The Sun, piccoli, giovani e adulti, è dedicato questo disco che raccoglie 25 messaggi arrivati alla band all'indomani del concerto celebrativo di Assisi. E sono 25 messaggi che raccontano benissimo lo spirito che accomuna tutti noi, noi The Sun, le persone che stanno camminando al nostro fianco da tanti anni, perché si è creato quasi un movimento di amicizia, di fraternità che ha abbracciato migliaia di persone e che con la scusa della musica ha poi permesso a tanti di incontrarsi, di volersi bene, di conoscersi meglio, di fare un cammino più autentico, anche un cammino magari di risveglio spirituale, di nuovo incontro con Gesù Cristo. Così continua un viaggio fatto di concerti e testimonianze, pellegrinaggi e incontri nel segno di una luce che illumina il palco e i volti di chi cerca sempre un nuovo destino e un nuovo cammino. Un nuovo destino.